Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti, benvenuti al nostro concerto Note per la Pace. È appunto il titolo di questa sera, di questo evento che l'Istituto Comprensivo di Lugagnano vi presenta. È la seconda replica. Sono stati bravissimi nella prima, adesso dopo una bella pausa siamo pronti per replicare. Un abbraccio ideale, come potete vedere, abbiamo questa splendida sala con luci. Ringrazio tantissimo il professor Negri che ha allestito in maniera visiva e acustica tutta la sala, ma per i ringraziamenti ecco, avremo tempo dopo di ringraziare tantissime persone coinvolte. Un abbraccio ideale con il coro delle quinte, classi quinta C, quinta D, bravissimi e bellissimi, che hanno lavorato con noi in maniera ottimale, e l'orchestra della nostra scuola secondaria, Anna Frank. Chiamo qui la nostra dirigente, la dottoressa Elisabeth Pirastro-Vivato, che ci onorerà di un saluto iniziale. Buonasera a tutti. In questa edizione parlo all'inizio, vedrete che i vostri figli vi stupiranno, vi sorprenderanno. Io mi ricordo quando c'erano recite, solo l'idea che venissero i miei genitori mi terrorizzava, quindi veramente esibirsi con i genitori presenti comporta una scarica di adrenalina, un'emozione ancora più forte. Quindi mi raccomando, fatevi onore come prima, siete stati bravissimi, non vi anticipo nient'altro. Questo evento si è realizzato grazie al coordinamento del professor Spina, l'idea è stata sua insieme al team dei docenti di strumento che poi presenterà comunque l'idea la professoressa Chiara Rudare, il professor Antonio De Luigi che è qui presente. Ha già detto che c'è stato il contributo anche del professor Negri per l'allestimento del service e poi ovviamente delle maestre perché le prove sono state fatte, delle maestre e dei maestri, le prove sono state fatte durante l'orario, insomma, curricolare. Un grazie a tutti, a voi che siete venuti qui, un augurio veramente di un Natale sereno, di un 2023 veramente senza guerre, magari un'illusione, però uno spera sempre. Quindi un abbraccio anche da parte mia a tutti voi, non risentirò la seconda edizione perché ho dei lavori da svolgere in ufficio, quindi mi dispiace, però ritornerò mercoledì a sentirvi, ecco. Allora, tanti auguri e buon ascolto, vedrete, sarà veramente un bello spettacolo. Grazie al professor Spina. Grazie, dirigente. Allora, già dal titolo potete capire che il tema è importante, il tema è forte, la guerra e il Natale. Note per la pace, si spera che le nostre note vadano a favorire la pace che in questo preciso istante manca in alcune zone del mondo, in particolare in Ucraina. Parlare della stretta e terribile attualità della guerra a scuola penso sia importante, sia doveroso, e noi l'abbiamo fatto nel nostro campo, l'abbiamo fatto con il potente messaggio della musica, che non è nuova a queste tematiche. L'abbiamo fatto inoltre nel periodo natalizio. Il periodo natalizio è il periodo della contrapposizione alla guerra, perché il Natale rappresenta la speranza, in particolare la speranza della pace. Il concerto è quindi diviso in due parti. Nella prima parte avremo due brani che parlano direttamente della guerra in maniera esplicita. Nella seconda parte avremo invece i brani che ci mostrano l'altra faccia della medaglia, che ci mostrano come sarebbe il mondo, come sarebbe bello il mondo senza la guerra. Cominciamo con Promemoria. È un brano che si basa su una filastrocca di Gianni Rodari. Siamo in una scuola primaria, come sempre Gianni Rodari, con l'apparente semplicità dei suoi versi, riesce a trasmettere concetti fondamentali. La guerra è una cosa da non fare mai. Buon ascolto, buona memoria.
Abbiamo qui vicino a me tre alunni della quinta D, potete venire qui vicino, che ci faranno ascoltare sempre Gianni Rodari, una filastrocca tra le tante che ha scritto, che è proprio relativa anch'essa a questo periodo storico. La luna di chi è? Chissà se la luna di Kiev è bella come la luna di Roma. Chissà se è la stessa o soltanto sua sorella. Ma sono sempre quella, la luna protesta. Non sono mica un berretto la notte sulla tua testa. Viaggiando quassù faccio luna a tutti quanti, dall'India al Perù, dal Tevere al Mar Morto, e i miei raggi viaggiano senza passaporto. Grazie. Bravissimi, ecco, volevo chiedergli il nome, ma ecco, sono scappati via, colpa mia che ho detto grazie. Sono stati bravissimi, ecco la luna è uguale in tutto il mondo, no? Sia che ci si trovi in una zona di guerra che in una zona di pace. Ecco, guardandola speriamo che anche i bambini di Kiev possano vederla come una luna, ecco, di pace. Allora, continuiamo con il secondo brano e qui siamo alla grande musica leggera, siamo a Happy Christmas di John Lennon, Yoko Ono. Con Happy Christmas il Natale fa capolino nel nostro concerto, il Natale che però rappresenta uno sfondo morale. Il brano comincia dicendo, ecco, questo è il Natale, ma tu cosa hai fatto? In realtà è un brano appunto sulla guerra, o meglio sulla speranza che la guerra sia finita. Happy Christmas, buon ascolto. Thank you.
mette la pelle d'oca, no? Dopo un brano così, cantato così, suonato così e con il significato che porta con sé. Bene, adesso facciamo una piccola digressione dal tema del concerto per presentarvi i nostri quattro strumenti. Dico nostri perché siamo noi docenti della scuola secondaria con chitarra, flauto traverso, clarinetto e pianoforte che insomma creiamo anche l'orchestra che qui potete vedere. E sapete che è importante in questo istituto è portare la continuità didattica della musica. Gli alunni di quinta hanno fatto 20 settimane con questo concerto finale tra la quarta e la quinta di musica, 20 ore di lezione, quindi 20 settimane, ecco, rappresentano un bel pacchetto musicale e noi insomma speriamo che possano proseguire i loro studi musicali imparando l'anno prossimo uno strumento musicale tra i nostri quattro. Ecco, a gennaio ci saranno le iscrizioni, quindi approfittiamo dell'occasione anche per farvi sentire quanto sono bravi i nostri alunni e anche quanto sono bravi i professori, no? Ecco, senza rischiare di essere un po' vanitoso, proviamo, ecco, a farvi sentire un po' le caratteristiche dei nostri strumenti, a farle sentire agli alunni e ai ragazzi che già peraltro li conoscono perché in parte frequentano i corsi di indirizzo musicale che abbiamo creato anche alla scuola primaria quest'anno. Allora, comincerei con la chitarra e chiamerei qui vicino il professor Antonio De Luigi, che è una new entry del nostro istituto quest'anno, un concertista affermato, e ecco, lascio il microfono e al suono della chitarra. Grazie mille, no, gli applausi facciamoli per loro che abbiamo la chitarra come strumento nel nostro indirizzo musicale e oggi vi diamo una piccola dimostrazione di quello che facciamo. La chitarra è uno strumento che si presta sia a uno studio individuale, sia diciamo quindi uno strumento solistico, ma poi soprattutto la cosa che si fa molto, studiamo la chitarra dal punto di vista di insieme, dal punto di vista del gruppo, quindi cioè del suonare insieme, di imparare a suonare insieme, e la chitarra si presta molto, anche in organici molto grandi, 10 chitarre, 20 chitarre, eccetera. Quindi vi daremo una piccola dimostrazione, prima suonando tutti insieme, tutti i ragazzi della terza, di un piccolo brano che è una mantovana, che è una danza del 1500. Dopodiché ci saranno due piccoli momenti in cui i due ragazzi sono proposti per far sentire una piccola dimostrazione di quello che sanno fare, di quello che hanno studiato. Quindi ascolteremo la nostra Greta che ci suonerà una tarantella, e poi Marco che invece ha espresso il desiderio di suonare una cosa che non ha studiato qua ma che comunque gli piaceva. Io sono d'accordissimo, dargli la possibilità di poterlo proporre, di poter proporre. Iniziamo col ballo di Mantova, quindi. Thank you.
bravissimi ragazzi di chitarra. Un altro applauso, un altro applauso per la buona giornata. Un applauso, sono bravissimi. Ecco, adesso è un momento, diciamo, del principe degli strumenti. No, dai, perché il clarinetto sappiamo che è il principe degli strumenti. Ma no, scherzo, il pianoforte lo sappiamo tutti che ha una storia importante. Per lui hanno scritto, ma ce lo dirà la professoressa Chiara Rudari. Buonasera a tutti, sono Rudari Chiara, professoressa di pianoforte, e allora volevo parlarvi brevemente della storia del pianoforte, perché non lo abbiamo qui, abbiamo le tastiere. E allora, il pianoforte è appunto uno strumento a corde percosse tramite un martelletto che viene azionato da una tastiera. E il pianoforte è costituito da ben quanti tasti? 88. E quanti pedali? 3. Quindi 88 tasti e 3 pedali, quindi abbiamo infinite possibilità. Il pianoforte è nato in Italia da Bartolomeo Cristofori, e siamo nel periodo, quindi già nel 1700 avevamo dei primi modelli di pianoforti, e subito non ebbero molto successo, si diffusero in Germania e anche lì subirono molte critiche, e però grazie a Mozart, Beethoven e Haydn si è diffuso in tutta Europa, e grazie a loro appunto abbiamo potuto, come dire, siamo stati fortunati tutti i capolavori che hanno scritto per questo strumento. Quindi questa sera vi suonerò un brano di Mozart che appunto ho fatto ascoltare alle classi quinte e era piaciuto molto, quindi vi suonerò delle variazioni di Mozart. Thank you.
ringraziamo la professoressa Chiara Rodari che ci ha fatto sentire questo splendido brano di Mozart. È arrivato il turno del mio strumento, il clarinetto. Potrebbe sembrare il meno noto, diciamo, dei quattro. Parentesi, abbiamo anche il flauto traverso, il professor Vincenzi non è potuto essere con noi presente per un motivo personale, ma è splendidamente rappresentato da sue alunne, che potete vedere qui in prima fila. Dicevo, il clarinetto, beh, anche lui si difende bene. Nel mio caso vorrei anticipare leggermente il tema della seconda parte, la gioia, la felicità, tutto quello che si oppone alla guerra. E nel mio caso la felicità è anche far suonare magari agli alunni un brano che vi farò ascoltare, per esempio, che concretamente faccio suonare in classe, che è tratto dal repertorio che per un bambino o per un ragazzo può essere molto divertente, il repertorio della Disney. Vi farò sentire un breve brano tratto dal film animato Aladdin. Buon ascolto.
Allora adesso chiamerei un attimo più vicino a me Filippo Sartori della terza B, che ci leggerà qualcosa che ci introduce poi verso la parte finale del concerto. Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po', e se come sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità, l'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora non va. Si esce poco la sera, compreso quando è festa, e c'è chi ha messo i sacchi di sabbia vicino alla finestra, e si sta senza parlare per l'intera settimana. E a quelli che ne hanno niente da dire, il tempo che ne rimane. L'anno che verrà, Lucio Dalla, grazie Filippo, i professori dell'inizio musicale. Un attimo, il tempo per sistemare. Thank you.
andiamo a concludere con gli ultimi due brani, dove finalmente tornano protagonisti i vostri ragazzi, che devo dire sono bravissimi perché sono qui con noi dalle 4 e giustamente sono anche stanchi, ma sono sicuro che adesso ci regaleranno due bellissime esecuzioni. Dicevo, la seconda parte è la parte in positivo. L'antidoto più forte contro la guerra è mostrare come sarebbe bello il mondo senza, come dicevamo. Proprio di questo parla What a Wonderful World, che noi presentiamo in una versione in italiano, Che bel mondo che ho. Tutto il mondo è bello, soprattutto se visto con gli occhi di un bambino. Ecco, le immagini che ricorrono in questo testo e questa musica straordinaria sicuramente aprono il cuore. Buon ascolto. Ci sembra doveroso un brano importante, Beethoven, l'inno alla gioia, l'inno dell'Unione Europea, l'inno che rappresenta i valori della fratellanza, della pace, e lo eseguiamo anche questo in italiano, e con questo concludiamo il concerto e vi auguriamo, oltre a Buon Natale, appunto tanta gioia, l'inno alla gioia. Thank you.
applauso, il momento dei ringraziamenti innanzitutto a tutte le alunne e tutti gli alunni per il grande impegno profuso sia nelle prove sia oggi. Bravissimi, bravissime e bravissimi tutti. Grazie mille di averci regalato queste emozioni straordinarie. Grazie. Chi ci ha fatto entrare nel magico mondo della scuola primaria sono le maestre. Ringrazio Manuela Talloni e Alberta Vallicella in particolare, ecco, che ci hanno accolto presente il cielo, l'aria, con entusiasmo ci hanno dato carta bianca e ci hanno regalato molte ore di lezione l'anno scorso e quest'anno. E poi Elisabetta Bacileri, Jessica Serbatoio, Sara Bellini, Sara Daniele, Francesco Zanini, Luca Benedetti, Manuela Albertini, Cadia Perbellini, tutte maestre e maestri di questa scuola primaria. Ringrazio i miei colleghi di strumento, eccoli qua, ecco, che veramente si sono inseriti alla grande, diciamo, mi hanno seguito in questa folle avventura di portare scuola primaria e secondaria insieme. Poi folle non è, però richiede tantissimo, tantissimo lavoro, e hanno creduto anche nell'idea, nel repertorio che vi ho proposto. Ringrazio il professor Massimiliano Negri, senza il quale tutto questo non sarebbe stato possibile, come acustica, come luci, da questa mattina al lavoro in maniera costante, con qualsiasi logica di orario lavorativo, ecco, ha fatto 12 ore di lavoro oggi. La professoressa Castagnella, che ha creato il manifesto per gli inviti e il manifesto della manifestazione, sarà con noi mercoledì, perché mercoledì replicheremo con l'orchestra, con le classi A e B. La dirigente, ringrazio la dirigente scolastica, ringrazio la DSGA e tutto il personale ATA dei due plessi, in particolare la carissima Lara Galeotti, sempre disponibile a qualsiasi ora. Sempre reperibile. Lei è Chiara e tantissimi altri colleghi degli ATA di tutti i due plessi. Come da genitori, che sempre ci assiste. E ecco qua, se ho dimenticato qualcuno, chiedo scusa. Intanto il nostro augurio di un sereno, un felice Natale. Complimenti ancora per i vostri figli e saluti anche chi ci segue in diretta sul nostro canale YouTube. E buon Natale, arrivederci. Lorenzo, un super applauso perché ha fatto il miracolo. Per il miracolo non sono santa, non ho creato i miracoli. I miracoli l'hanno fatto i ragazzi che, come al solito, ci sorprendono oltre ogni aspettativa, anche quando il lavoro è stato duro per fare questo concerto. Quindi grazie a voi e buon ritorno a casa. Auguri.